Centro Esapetto, Istituto Sturzo, la Fondazione per il Socialismo, Mondo Operaio, il Mulino, sono questi centri qua. Un progetto che è stato pensato per la critica ai processi di trasformazione in atto o futuri del nostro paese e non solamente nel nostro paese. È un progetto anche, va aggiunto, fondato su una partecipazione libera e critica di persone, di studiosi, di persone che hanno incarichi pubblici, che si radunano in una realtà fuori, diciamo, quella tipica del raduno partitico, sindacale o altri tipi di raduno che sono propri della nostra organizzazione democratica. Allora, dicevo, la linea è quella del tentativo del rinnovamento del modello riformistico. Allora, cominciamo a chiederci perché rinnovarsi. Perché stiamo parlando di un indirizzo culturale e politico, quello riformista, che unifica tradizioni culturali diverse, come tradizioni culturali diverse sono presenti in questa e spero in futura iniziativa. Però è anche un indirizzo culturale e politico che oggi pare logorato, non tanto perché è vecchio, ha una lunga tradizione, almeno dall'inizio dell'Ottocento, quanto per l'uso un po' dissipato, indiscriminato che se ne fa, almeno dall'ultimo ventennio del Novecento, dall'ultimo ventennio del secolo scorso. Da allora, quindi dall'ultimo ventennio del Novecento, ma specie oggi, noi ci chiediamo quale forza politica e sociale, quale istituzione statale, amministrativa, statale o privata, quale gruppo di pressione, di destra o di sinistra, non abbia un suo progetto di trasformazione, che sia un modello di trasformazione sistemico o un modello di trasformazione particolare, che sia un modello di trasformazione radicale o un modello per trasformare e consolidare quello che c'è. Quindi tutti sono riformisti, credo nessun leader politico o sindacale negherebbe questo. In questa innegabile dispersione pare quasi che il termine riformismo, come molti altri termini del lessico politico, esprima indirizzi ideali, prassi, non omogenei. Quando si dice riformismo, quello che viene all'orecchio è un'idea che non sempre, o anzi quasi mai collima, coincide con il significato stesso del termine. Questi sono avvertimenti sul rapporto tra significante e significato che 30-40 anni fa lo strutturalismo ci aveva insegnato a distinguere il significante come ciò che si percepisce, spesso difforme dal significato nel lessico dei termini. Ma se le cose stanno come accennato, il tentativo che oggi proponiamo è quello di dare un senso forte e unitario, il più possibile unitario, al nostro progetto. Un tentativo che, come altre volte, come questa volta, il tentativo nostro, non ha delle sponde esterne. È bello chiarire, ognuno di noi ha le sue appartenenze, ognuno di noi però si ritrova qui, diciamo, in una comunione di spirito, per usare dei termini nobili, e vuole muoversi proprio perché è disincagliato da appartenenze precise, vuole muoversi per così dire in modo sperimentale, affrontando quelli che sono o ci sembrano essere le questioni più urgenti. Ce ne sono sul tavolo tantissime: le riforme del sistema elettorale, il complesso tema rapporto Stato-autonomia, il rapporto giovane-lavoro, crisi del mondo lavoro, del lavoro e via discorrendo. Ma nell'avviare questa nostra impresa sperimentale, sottolineo, ci siamo accorti, ce l'ha suggerito con lucidità e autorevolezza Giuseppe De Ritta, che nei processi che vogliamo esaminare, a evidenziare tali processi, a oscurarli,
evidenziare o a oscurarli, non c'è più quello storico elemento delle democrazie contemporanee che era l'opinione pubblica. Cioè, ci pare decaduta quella funzione appunto di garanzia e controllo che l'opinione pubblica ha avuto almeno dal Settecento, sempre più nell'Ottocento, nei sistemi liberal democratici. Invece, al contrario, l'opinione pubblica in maniera chiara e talora oscura si pone ormai oggi come un inedito e autonomo aggregatore di consensi su indirizzi difficilmente verificabili nelle loro premesse culturali. Difficilmente verificabili nelle loro premesse culturali, ma molto chiari nei fini politici, che di solito sono fini antisistemici e antigovernativi. Naturalmente io non parlo dell'opinione pubblica in generale, parlo di alcune preminenze che si vanno evidenziando sempre di più in quest'ultimo periodo. Cioè, pare quasi che l'opinione pubblica, che pure era stata investita del termine di quarto potere da anni, fino anche dal cinematografo, e oggi si pone come una sorta di aggregatrice di consensi, e lo svolge in modo indeterminato, difficilmente classificabile. Indeterminato e difficilmente classificabile perché diverso dalle tradizionali forme di aggregazione politica, quelle che noi abbiamo conosciuto almeno per tutto il Novecento. Erano quelle forme di aggregazione politica sulla base di contenuti ideologici, culturali, sulla base di contenuti discutibili sempre, ma chiari, discutibili ma evidenti, ascrivibili per lo più alle famiglie politiche italiane ed europee. Erano evidenti, ci si poteva aderire come si poteva contestare, perché sapevi cosa contestare, cosa c'era dietro questo tipo di posizione. Oggi, ma non da oggi, almeno da un decennio, viviamo in quella che Bernard Manet ha definito la democrazia del pubblico. Che significa? È la democrazia nel quale il consenso non si catalizza, non si integra attraverso il vecchio modello di canalizzazione e si produce invece al di fuori dei consueti canali politici, e si trasforma il consenso, l'aggregazione del consenso, in una sorta di indirizzo dei flussi elettorali teso a far nascere e o a consolidare leadership personali o di movimenti. Potremmo aggiungere il libro di Manet, non ricordo, 2010-2011, che anche questo modello di personalizzazione del consenso sperimentato e impresso dall'opinione pubblica, questo modello personalista è un modello che ha già dimostrato in Italia, ma non solamente in Italia, la sua debolezza. Pensate al modo nel quale alcuni nostri leader nel giro di 10-15 anni, che sembravano onnipotenti, sono stati travolti, resi onnipotenti da correnti di opinione pubblica, travolti dalla stessa opinione pubblica. Quindi siamo in una fase di instabilità, siamo nelle mani, dico ovviamente in maniera metaforica, di un potere che ancora non conosciamo bene. Ora, ovviamente, in questa condizione nessuno pensa a vincoli, a limiti della libertà di comunicazione, ci mancherebbe altro. Nel nostro sistema pluralistico la libertà di comunicazione è sacra, è un diritto. Piuttosto, quello a cui si può pensare, ed è questo è importante, c'è da impegnarsi a un rinnovamento della funzione dell'opinione pubblica, collegandolo, questo sì un dovere, a un innalzamento della comune intelligenza politica. Oggi dovremmo essere molto fermi nel tenere fermo il bisticcio, l'idea che
che ogni sviluppo dell'opinione pubblica deve, a ogni sviluppo deve corrispondere un innalzamento della comune intelligenza politica. Ciò deve avvenire, ciò dovrebbe avvenire, mentre noi viviamo un altro fenomeno importante. C'è un fenomeno per il quale viviamo di forti semplificazioni nell'offerta politica, forti semplificazioni che chiedono immediati schierarsi in ordine a principi, persone, come citavamo prima, immediati allo schierarsi emotivo, per lo più emotivo, di fronte o più spesso contro alcune posizioni. Questa operazione è importante, equiparare l'innalzamento della comune intelligenza politica all'allargamento dell'opinione pubblica, perché si tratta di abituare o di riabituarci a distinguere contenuti verificabili da quell'opinionismo di cui parlava il professor Pinelli prima. Un opinionismo che si autolegittima unicamente su spot, su parole, su richiami storici spesso confusi o addirittura sballati, che ci vengono propinati dai mass media, soprattutto non tanto dai giornali, quanto dalla televisione, per l'immediatezza che lo strumento televisivo dà a questi flussi d'opinione. Basti pensare, un tema che colpisce molto, che ha colpito anche me, solo un evento, per esempio un modello di pacifismo presente e orientato oggi giustamente l'opinione pubblica. Il modello di pacifismo nato dalla tragedia dell'Ucraina, tragedia in corso. Il massimo di riferimento ai contenuti in queste posizioni riguarda solo il riconoscimento dell'aggressione russa, cui fa da contraltare immediatamente almeno in parte altrettanto aggressiva aggressione degli Stati Uniti e della NATO, di marca neocoloniale. Cioè la posizione del nostro pacifismo, posizione più corrente ovviamente, più manifesta, più evidente, è quella che non può non riconoscere che quel che è successo in ordine dall'aggressione di una grande potenza come quella della Russia, però un'aggressione che risponde a un altro tipo di aggressione di più lunga data, di marca neocoloniale, quella degli Stati Uniti e della NATO. Nessuno, ovvio, oggi si può mettere a pretendere che nell'opinione pubblica che propone, quel che propone in chiave pacifista sia paragonabile a quel che si proponeva sullo stesso tema del pacifismo negli anni della Guerra Fredda. E nessuno può immaginare, ovviamente, di poter riproporre i discorsi articolati, le posizioni consapevoli che ci hanno illustrato personaggi come Aldo Capitini, come Norberto Bobbio, o in area cattolica La Pira, Mazzolari, Sturzo, e quel complesso documento che è stato orientativo proprio perché ha abituato molti, non solamente cattolici, a capire le articolazioni sociali e politiche in cui si muoiono i processi di pace. Mi riferisco alla pace e mentalis. Tempi passati, ma erano i tempi nei quali la geopolitica dell'Europa si implicava processi anche sanguinosi di posizionamento negli equilibri bilaterali fondati e formati dalla Guerra Fredda. Era un periodo di grandissimi posizionamenti dolorosi, che si va appunto dal muro di Berlino fino alla guerra di Corea e a tanti altri conflitti, e che erano elementi di cui il pacifismo di quell'epoca poteva e doveva tener conto.
Difficilmente oggi, in realtà, quando noi ascoltiamo, leggiamo, prendiamo atto del pacifismo che ci viene propinato dall'Opinione Pubblica, difficilmente si avverte che il tracciato della pace democratica può e deve trovare un suo percorso utile in questo sommovimento globale dell'equilibrio internazionale di ogni tipo. Il passaggio da bipolarismo, unilateralismo a multilateralismo è un passaggio che speriamo che non sia tragico e sanguinoso come quello che, con il quale si inaugurò e si è vissuta la guerra fredda fino agli anni 90. Allora, cosa pensare senza nostalgie? Certamente tenere fermo, anzi custodire, il ruolo democratico dell'opinione pubblica. Custodire il ruolo democratico nel mercato democratico delle idee. L'opinione pubblica fa parte del mercato e quindi va custodito come tutti gli altri elementi del mercato, le istituzioni, gli uomini, le imprese, eccetera. Ma nel mercato dell'opinione pubblica, verso l'opinione pubblica bisogna avere, a mio modo di vedere, Nicola, un atteggiamento più fermo. Ce la fai 5 minuti a concludere? Sì, io finisco, finito. Bisogna invece, stavo dicendo, frenare che questo mercato delle idee legittimo si trasformi in un mercato delle verità. Cioè, secondo, uso questo termine, secondo il titolo di un bel libro recente di Antonio Nocita, appunto, che si chiama Il mercato della verità. Un mercato nel quale la lettura arbitraria di un fatto, di un evento, è frutto di manipolazione, fondato su interessi, su visioni, su indirizzi personali o comunitari. Che fare? Mi si invita a concludere, concludo. E io, anzi, faccio concludere Norberto Bobbio nel primo saggio raccolto in un libretto molto importante e fortunato che era Politica e Cultura del 1955. Iniziava questo libretto Bobbio con queste due frasi che vi leggo. Il compito degli uomini di cultura, uomini che riflettono, è più che mai oggi quello di seminare dei non già di raccogliere certezze. Di certezze rivestite dalla fastosità del mito o edificate con la pietra dura del dogma sono piene, rigurgitanti, le cronache della pseudocultura, degli improvvisatori, dei dilettanti, dei protagonisti interessati. Cultura significa misura, ponderatezza, circospezione, valutare tutti gli argomenti prima di pronunciarsi, controllare tutte le testimonianze prima di decidere e non pronunciarsi e non decidere mai a guisa di oracolo dal quale dipenda in modo irrevocabile una scelta perentoria e definitiva. Questa mi pare è la postura che il nostro gruppo di riformisti davvero vuole o deve prendere. Diversamente ci sono dei rischi profondi di essere assimilati ad altre posizioni. Quindi io credo che posso chiudere dicendo che il dovere fondamentale è quello di comprendere il presente con gli ostacoli e di superare, di inverare il presente in maniera determinata. Grazie, Cesare, ho finito. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Giuseppe De Rita, so che Marco Bentivogli deve andare via, no? Quindi io lo farei parlare subito. Sì, fai il tuo intervento, poi De Rita e poi gli altri collegati da remoto. Io dico qualche cosa dopo, anch'io. Marco. Intanto grazie, non pensavo di anticipare De Rita adesso. E io credo che il tema, appunto, è vero che aggiungiamo un ismo a tanti ismi, che ce ne sono anche troppi,
ma il tema è particolarmente centrale. Noi vediamo su tutte le questioni che arrivano alle persone, ormai l'ondata, appunto, come Derrida poi dirà meglio di me, dell'opinionismo, dell'opinione un po' camuffa tutti i termini di qualsiasi possibilità di discorso pubblico partecipato e avanzato, e io aggiungo serio. E questo si aggancia tantissimo alla formazione dei gruppi dirigenti, la politica e non solo, anche in larga parte i corpi sociali sono forgiati sull'opinionismo. Questo è un tema particolarmente preoccupante, perché non serve rievocare la mitica battaglia dialettica delle idee, le conflittualità positive, ma quantomeno cercare di poggiare i propri posizionamenti su idee e non appunto su opinioni. E noi lo vediamo su tutti gli argomenti, adesso sulla guerra, ma anche precedentemente. L'antipolitica ci ha scodellato e abbiamo pensato tutti di essere in qualche modo immuni dall'uno vale uno. In realtà abbiamo visto che l'uno di queste posizioni, che formalmente si contrabbandano come posizioni critiche, addirittura viene utilizzato l'aggettivo di pensiero laterale, di palesi falsità, rischiano di essere in campo e rischiano di essere argomenti con cui confrontare invece idee, ciò che deriva dal confronto, dall'approfondimento, dalla postura di cui parlava adesso Leonetti. Ecco, credo che questo sia un problema molto serio, perché vediamo come l'opinionismo è un grande sterilizzatore della possibilità generativa di gruppi dirigenti. E vediamo appunto come anche troppo spesso le forze politiche riducono il dibattito interno a ciò che arriva dal canale fortissimo dell'onda d'opinione. Ecco, questo è un tema molto serio, anche perché sta in qualche modo dettando l'agenda, o meglio i palinsesti, di una carta stampata che perde quotidianamente tante copie, e anche di ascolti televisivi che sono a colpi di share tra una trasmissione e l'altra, ma che in valore assoluto perdono continuamente telespettatori. Il rischio è che questa ultima possibilità di avere uno spazio pubblico di confronto venga appunto inondata da questa onda d'opinione, che non consente in nessun modo di fare una riflessione invece più vera. Ecco, su questo anche le discussioni che possono iniziare tra pochi sono particolarmente importanti. Il nostro è un problema anche di ritirata strategica del mondo intellettuale. Il pezzo più emergente del mondo di chi pensa è in totale preda al narcisismo presenzialista, che fa di tutto per far entrare dentro l'opinionismo stesso, proprio per avere queste ultime fette di share della TV, dei giornali e così via. Ecco, che cosa si può fare in qualche modo per andare controvento o contro l'onda di questo tipo? Innanzitutto ripensare la rappresentanza, io lo cito sempre, c'è un bellissimo contributo proprio di Giuseppe Derrida sul ritorno all'intermediazione, che credo sia assolutamente attuale. Noi dobbiamo ripensare assolutamente come ricostruire la rappresentanza nel paese, la rappresentanza politica, sociale in generale, perché rischiamo di ricevere un paese senza nessun tipo di forma plurale in cui si mettono insieme in qualche modo le persone. Mancano sicuramente i ganci attuali. Io mi occupo da una vita di lavoro, guardate quanto l'opinione sul lavoro abbia danneggiato i posizionamenti e le politiche stesse. È tutto dietro a dei totem che sono assolutamente controfattuali, ma rispetto alla realtà.
abbiamo attraversato il periodo della pandemia con le barriere più grandi, questo solo a titolo di esempio, le barriere più grandi che 10 anni fa sarebbero state insormontabili, pensate, blocco dei licenziamenti, cassa gratuita, Covid, ristori, 10 anni fa ci sarebbe stato insomma una tenuta sostanziale. Ci siamo accorti alla fine del 2020 che 1 milione di persone è rimasta fuori da questa protezione. Significa che i totem dell'opinione sono andati più avanti delle esigenze, dei bisogni e della protezione reale delle persone e hanno lasciato tutto ciò alle persone sole. Quello che è un grosso problema, non solo italiano, è che c'è un cambio, un passaggio di boa assolutamente globale, almeno di tutti i paesi avanzati, su cui non possiamo fare a meno di tenerne conto. Fino a qualche generazione fa ci si organizzava, ci si associava, si credeva nella rappresentanza, come conseguenza adesso, per incidere sulle decisioni, per contare. Oggi, se guardiamo tutti gli ultimi movimenti, tutte le occasioni in cui le persone si sono associate dagli Stati Uniti all'Europa, ad altri paesi, si sono associate e messe insieme per tenere il potere pubblico lontano dalla nostra vita. E questo è un tema molto serio, le persone non sentono più questa necessità. Allora, io credo che una delle riflessioni assolutamente utili è cercare di fare in modo che le persone ritrovano buoni motivi invece per costruire azioni positive, costruire rappresentanza e soprattutto per far sì che le persone non si accontentino dell'indignazione e della lamentela. Ecco, questo è ciò che ha nutrito negli ultimi anni quest'onda d'opinione e bisogna assolutamente cambiare questo verso. Grazie. Grazie Massimo. Parola di Rita, aggiungo proprio un riferimento recente. Dopo la mezza bufera seguita al caso Lavrov, uno dei giornalisti italiani più autorevoli è intervenuto perché ha capito che ci poteva essere un po' di reazione questa volta e allora ha detto che quelli che pensano che l'impostazione attuale dei talk show sia un'impostazione sbagliata, in realtà hanno del popolo italiano una idea che non corrisponde, cioè considerano il popolo italiano come un popolo di bambini che vengono facilmente ingannati da quello che vedono. Il problema non è assolutamente questo, non è assolutamente questo. La spettacolarizzazione ha le sue leggi e le sue leggi sono anzitutto quella di mettere l'uno contro l'altro degli oppositori e chi più strilla più fa spettacolo. Allora, l'interesse di chi si oppone a questa impostazione non presuppone affatto che gli italiani siano un popolo di bambini, presuppone semplicemente che ci sia un sacrosanto diritto all'informazione da tutelare, perché se noi abbiamo uno spettacolo tutte le sere, noi non sappiamo che cosa succede, non abbiamo delle analisi serie su cosa succede. Io credo che questo sia uno degli aspetti che stiamo toccando questo pomeriggio, però penso che non sia secondario. A questo punto la parola a Giuseppe De Rita. Grazie. Ma io non devo ricalcare il testo che ho mandato come preparazione, faccio soltanto alcuni rimarchi ulteriori. Io cominciavo il testo dicendo: da un po' di tempo sono propenso a dimettermi da opinionista. Dire al direttore del Corriere non mi va più di fare il pezzo d'opinione, perché a parte che sarei affogato in una marea di altri opinionisti dello stesso giornale, ma poi non serve a niente.
20 giorni fa la stessa posizione ha assunto Colombo rispetto al suo direttore, al suo giornale, dicendo: io con questa compagnia non scrivo più. La domanda che mi sono fatto: ma non è che il destino nostro è di dimetterci lasciando spazio agli altri opinionisti? Questa capacità dell'opinionismo di dilagare dappertutto è ormai un qualcosa che ci resta soltanto la resa, o è in qualche misura qualcosa a cui si può resistere o si può invertire? A ben guardare ci resterebbe soltanto la resa. Perché? Perché, come sanno tutti, nell'opinione uno vale uno. E se uno vale uno, 45 milioni di italiani potrebbero esprimere la loro opinione e chiedere di andare in pagina, perché non ci sono graduatorie. Dice: ma sei De Rita o sei Vittorio Corriese o Buonanima? No, non c'è più nessuno. Siamo tutti uguali e lo vedete anche da lettori, andate in giro per le pagine di qualche giornale, c'è un panorama indistinto in cui è difficile trovare qualche amico che ti ricorda che è uno da molto tempo che fa l'opinione. Faccio un esempio banale, ma prendete la Stampa di Torino, non a caso il primo grande giornale d'opinione d'Italia, quello che per anni era stato incensato da tutti come il giornale che non faceva politica ma faceva opinione, e tutti noi leggevamo appunto Gorresio e Forcella, e oggi aprite il giornale, già la prima pagina ci sono 10 titoli diversi. Di questi 10 titoli diversi, 7, 8, qualche volta anche di più, sono attribuiti a donne, perché la tematica da guardare è il femminicidio, è lo scandalo che riguarda i bambini, eccetera, eccetera, e poi si legge tutto il giornale e non resta nulla. L'unica cosa che resta è qualche informazione sulla guerra, perché la stampa fa delle ottime paginate sulla guerra. Il resto non c'è più. Non c'è più dibattito, non c'è più ragionamento, non c'è più nulla. Tant'è vero, certe volte dico: ma il mio amico Mario De Aglio, con cui ho fatto tutte le tematiche degli anni 70, litigando con tutti, perché negli anni 70 a noi tecnocrati ci veniva sputato in faccia, perché la tradizione era che c'era la rivoluzione in corso, non lo vedo più, non lo trovo più. Immerso in decine di testi, alcune volte del tutto insignificanti, con una firma del tutto sconosciuta, però hai riempito la pagina. Come mi ha detto un direttore di giornale, quando arrivano i miei giornalisti mi portano non notizie ma opinioni. E la mattina dopo io li rimando in cerca di opinioni, più che di notizie. E se questo è il problema, certamente il nostro impegno a far sì che non finiamo ad arrenderci contro l'opinionismo diffuso è un compito difficile. È un compito difficile perché non è pensabile che sia fatto all'interno della logica dell'opinione. Non puoi combatterlo dentro i giornali, non puoi combatterlo polemizzando con chi scrive sui giornali, non puoi combatterlo dicendo: quello ha detto una cosa, io non sono del tutto contrario. No. Lo stesso fatto di questi giorni sulle dimissioni o il disimpegno di Colombo è un insieme di opinioni, naturalmente curato in modo tale da dar torto a Colombo e ragione al giornale, però è un insieme di opinioni in cui ci si perde. In cui si perde addirittura la capacità di capire la natura stessa del giornale. Non dico le singole notizie, le singole polemiche, le singole posizioni d'opinione. C'è un vero spappolamento della cultura collettiva. L'opinionismo porta a uno spappolamento dell'opinione collettiva.
e mettersi contro una cosa di questo genere è difficile, perché la maggior parte dell'opinione pubblica, la maggior parte delle tematiche dell'opinione pubblica tendono a rafforzare la logica d'opinione. Pensate, andiamo verso un anno elettorale e che fai? Notizie? Farai una battaglia di opinioni, di informazioni, di cose varie, di affermazioni. Cioè, avevamo una nomina di Presidente della Repubblica, è stata portata in carrozza su una logica d'opinione, non era irresistibile. Casini o Draghi non ce l'avrebbero mai fatta, perché c'era l'onda d'opinione che portava. Naturalmente non era soltanto sui giornali, era anche sui palchi della Scala, su dovunque Mattarella si presentasse. E non era governata da Mattarella. Lei dice, se l'è fatta la rielezione. No, se l'è sentita proporre perché non c'era altro che quell'opinione sul tappeto. Allora, qual è la via da percorrere? Non certo mettersi a combattere sul piano dell'opinione. Perché tutta la campagna elettorale prossima avventura, come una certa propensione a esaltare i leader e non i contenuti delle politiche, una certa propensione a in qualche modo contentarsi della decisionalità dei ristori o dei bonus, in pratica concentrare la decisionalità, concentrare la personalità decisionale, concentrare l'opinione su quelli là funziona e andiamo alle elezioni tranquillo. Io infatti ho paura di un anno in cui qualcuno di noi si dimetterà da opinionista, nessuno se ne accorgerà magari, e però continua questa specie di disfacimento del tessuto culturale politico di questo paese. Qual è la strada da percorrere? Le strade da percorrere sono sostanzialmente tre. Ponendo che non mi metto a combattere contro il mondo dell'opinione attuale. Io non prendo armi contro un mondo che sa che mi sconfigge, perché non c'è niente da fare. La prima cosa, lo citava Bentivoglie, che si rifaccia una dimensione intermedia, che si facciano dei tavoli, degli stabilimenti balneari, non so, qualsiasi cosa in cui si discuta di cose intermedie, in cui si discuta di argomenti che non siano lasciati al mondo di massa dell'opinione. Ma per far questo bisogna, per fare livelli intermedi, bisogna che chi oggi ha ancora in mano l'esilio, ha ancora in mano la storia della rappresentanza, deve dare un segno di vita, perché se una parte della rappresentanza attuale del sindacato come dell'imprenditoria in fondo è tentata di fare opinione, specialmente dico il mondo imprenditoriale, il presidente di Confindustria tenta di fare opinione, non è che non ci sono mai sul tappeto gli interessi reali rappresentati. Interessi reali sono i guadagni, gli orari, le assunzioni, le cose semplici del mondo imprenditoriale, delle imprese. C'è sempre un tentativo del segretario generale della CGIL o del presidente di Confindustria a fare opinione, cioè slittare verso il mondo che noi sappiamo essere quello che ti distrugge. E loro ci vanno, felici, perché hanno la pagina di giornale, perché hanno l'intervista, hanno la visibilità, i loro iscritti dice, beh, c'è qualcuno che sta combattendo per noi, ma il primo problema è ridare dimensione intermedia al sistema, forzando i soggetti intermedi a riprendersi la titolarità esplicita degli interessi rappresentati. Non delle opinioni. Se non c'è questo, per carità, andremo avanti, non è questo. Però se non c'è questo, finisce proprio per esserci quel
nucleo centrale della rappresentanza, quel nucleo centrale della capacità di capire le cose, per cui sei, lo lasciamo perdere tutto in altra direzione. La seconda cosa che secondo me invece è da farsi o da tentare per carità, è quella della dimensione della comunicazione. Ho detto prima, non combatto contro l'opinionismo, è troppo forte, però richiamare la comunicazione, a fare informazione, è pure necessario, giusto. C'è un problema di autocoscienza della dimensione della comunicazione che bisogna in qualche modo tentare di riprendere. Il direttore del giornale che dice mi portano solo opinioni al tavolo e io chiedo solo altre opinioni, opinioni sulle opinioni, è un qualcosa che va rotto. Va chiesto, va discusso, se ci chiedono un'intervista va sollecitato il fatto di ritornare all'informazione e non alla diffusione più o meno dialettica delle opinioni. Questo non è facile, perché chi che, come me, ha cominciato a far politica negli anni 50 e 60 è figlio di un rifiuto della politica organizzata in nome del partito d'opinione. Siamo tutti lamalfiani, siamo tutti spadoliniani, siamo tutti azionisti per certi versi. Poca truppa ma tanta opinione. E noi così siamo nati. E ritrovarci oggi di fronte al fatto che questa opinione che noi abbiamo coltivato come l'unico modo di far politica, il più nobile, non Rodolfo Morandi ma Pietro Nenni o La Malfa che facevano opinione, noi in questo momento siamo invece incapaci di dire oh ragazzi abbiamo sbagliato tutti a privilegiare l'opinione rispetto all'organizzazione dell'informazione, all'organizzazione della politica, al modo organizzato di fare politica. Se non facciamo questo può succedere di tutto, però noi restiamo comunque fuori. Il terzo modo invece è quello di tornare al territorio, questo sapete tutti, è un mio pallino incredibile. L'opinione ha distrutto la dimensione territoriale. L'opinionismo ha distrutto l'opinione, ha distrutto il collegio è il collegio sociale di Andreotti, distrutto dall'opinione, perché che sono dei poveracci, corrotti, il collegio è diventato demonizzato e poi via via è stato demonizzato tutto. Alla fine i due giornalisti hanno demonizzato le province, le hanno fatte chiudere perché il governo non aveva forza propria. E quando mi hanno detto scrivi un articolo in difesa delle province, che domani c'è la discussione in Parlamento, io l'ho fatto, ma la mattina dopo c'era l'articolo dello stesso giornalista che invece insisteva, alla fine ha vinto lui. Ma ha vinto su che cosa? Su una dimensione territoriale del consenso che poteva essere discutibile, per carità nessuno difende gli assessori provinciali d'antan, però era la dimensione. L'opinione ha sconfitto la dimensione territoriale, ha sconfitto il collegio, ha sconfitto le elezioni amministrative. Oggi andiamo alle elezioni amministrative, ma credo che nessun giornale, nessun opinionista di turno si interesserà delle dimensioni, se non per qualche valutazione finale sui risultati complessivi. Gli altri no. Secondo me chi, come noi che abbiamo cominciato questa riflessione, si ispira a un discorso di riformismo. Il riformismo è stare dentro le cose, non andare in avanti senza nessun progetto. Stare dentro le cose. Le cose oggi sono una disastrata situazione creata dall'opinione e su questo bisogna ragionare. Bisogna ragionare cercando di difendere la capacità della comunicazione di fare anche comunicazione e notizia e non solo opinione, difendendo la capacità degli enti intermedi, specialmente quelli di rappresentanza, a difendere interessi e non a confondersi nelle interviste d'opinione, negli articoli d'opinione, e il terzo, difendere fino in fondo la dimensione territoriale.
la dimensione territoriale è oggi il comune, la provincia, la comunità montana, tutta realtà fragile per Creta, ma sono anche il terzo settore, sono anche le fondazioni bancarie, sono anche cose che stanno crescendo, forse senza grande opinione, per carità, però stanno crescendo. E lì forse è la strada, il vicolo su cui incamminarsi. Chiamare i grandi della rappresentanza a rimpossessarsi degli interessi di cui sono portatori, chiamare i singoli, la comunicazione, a fare comunicazione e non palestra d'opinione, e specialmente chiamare la dimensione territoriale nei vari aspetti, dalle elezioni comunali alla revisione dei collegi per le prossime elezioni politiche dell'anno prossimo, che non sarà una cosa facile. Rifare i collegi è una cosa che modifica sostanzialmente il panorama politico, però rivedere questo. E naturalmente, per mio vizio personale, se dovessi spendere questo prossimo anno sull'argomento che ho sollevato in questo momento, in questa riunione, io mi dedicherei alla terza, cioè a rifare opinione a livello territoriale, a rimettere in piedi un minimo di attenzione e di responsabilità a livello territoriale. In fondo, dei tre meccanismi di consenso, l'elezione politica generale, la rappresentanza sindacale o intermedia e la realtà locale, il collegio elettorale di una volta, il terzo è ancora quello su cui si può giocare. Grazie. Grazie. Io vorrei aggiungere qualcosa partendo da una piccola esperienza personale. Mi sono trovato qualche anno fa un dibattito organizzato da un'associazione chiamata NIMBY. Questa associazione si occupa di analizzare tutti i casi in cui i cantieri in Italia ogni anno vengono ostruiti, vengono bloccati per le proteste del vicinato. Arriva una nota protagonista di talk show, la quale semplicemente dice: ma scusate, NIMBY è una questione politica, che problema c'è? Venite da me, punto, e la affrontiamo, come se un dibattito del genere potesse minimamente riuscire ad affrontare un tema come NIMBY, un problema gigantesco, perché tra l'altro rimette in discussione l'opinione pubblica, ma non l'opinione pubblica, ma la società, che è coinvolta pienamente in questa cosa, quindi un problema enorme. Allora qui ci vedo anche molta presunzione, no? Quindi l'idea, che è la conseguenza della ritirata della politica, perché c'è anche questo da dire, di poter affrontare temi al posto di qualcun altro, quindi non è soltanto l'opinionismo in sé, quanto l'idea che alcuni si possono sostituire a chi continua a esprimere opinione, portando però la responsabilità, perché poi si presenta e rischia conseguentemente. C'è un problema anche di questo tipo, di responsabilità, che non c'è. Allora, questa è una grande questione che affrontiamo anche, secondo me, è bene affrontare anche da questi punti di vista, e mi unisco alla suggestione di De Rita, per cui questa è soltanto la prima occasione per parlarne, perché sicuramente stiamo aprendo una questione che dovrà per forza essere affrontata dal punto di vista democratico in altre occasioni. Perché questo dibattito è organizzato da riformisti per davvero? C'è una connessione fra le due cose, è molto forte, perché nonostante i guai che il riformismo ha avuto da sempre in Italia, non c'è dubbio però che esso si caratterizza anche, non può che caratterizzarsi, per un'attenzione ai fatti. Se non parte dai fatti,
Il riformismo non è tale, quindi già è preso storicamente da massimalismi, populismi e altro, e oggi ancora più di ieri. Se non c'è neanche la possibilità di nessuno ha la possibilità di ricostruire i fatti, è chiaro che per i riformisti questa partita diventa ancora più drammatica. Quindi è per questo, credo anche per questo, che siamo noi ad affrontare questo tema e non altri. A questo punto io lascio la parola al coordinatore della tavola rotonda, Paolo Pombeni. Mi allontano e quindi lo lascio. Come? Mario Ricciardi, eccetera, eccetera. Bene, allora grazie mille, vediamo di procedere. Io, se è collegato, comincerei con Mario Ricciardi, che è il direttore del Mulino. No, non è collegato. C'è Antonio Calabrò? Sì. Perfetto, allora cominciamo con Antonio Calabrò. Io faccio semplicemente mezzo secondo di introduzione. Tempo fa il Mulino pubblicò un libro che si intitolava La Repubblica dei Cuochi, mettendo, insomma, un po' così spiritosamente in discussione questo profluvio di trasmissioni di cucina che c'era nella televisione italiana, no? Noi abbiamo sempre mangiato, tutti hanno sempre mangiato, ma poi a un certo punto è venuto che se non sai come si impiatta, se non conosci la cosa di tendenza, non si può fare. Beh, dalla Repubblica dei Cuochi siamo passati alla Repubblica dei Virologi e adesso siamo alla Repubblica degli Opinionisti, che è qualcosa di diverso dal problema del confronto delle idee, o chiamatele delle opinioni. Comunque, perché è un problema, non è un problema dell'uno vale uno, perché alcuni uno sono ammessi a valere uno, tutta un'altra serie di uno non sono ammessi a valere nulla, perché naturalmente il discorso sarebbe interessante se il confronto fosse veramente un confronto aperto, cosa che non è, al di là del problema che è stato già rilevato negli interventi precedenti sul fatto della differenza fra le idee e le opinioni. Noi abbiamo un problema: le opinioni tendono a governare, quindi noi adesso su questo chiamiamo varie personalità a intervenire. Cominciamo con Antonio Calabrò, che dovrebbe essere collegato con noi, come si dice, da remoto. Vediamo se è vero. Sì, è vero, e quindi gli cedo la parola. Facciamo una breve carrellata di interventi in modo di cercare di far parlare tutti. Prego Calabrò. Chiedo scusa, innanzitutto il rumore di fondo, sono al Salone del Libro di Torino e provo a ragionare con voi su alcune cose dette appena adesso dal professor De Rita. Partendo da una parola, opinionisti, un aneddoto. Alcuni anni fa vedo in mano a delle persone che conoscevo dei giornali con delle copertine con dei figuri e delle signore e chiedo a una ragazza chi sono e lei mi risponde opinionisti e io rimango fortemente stupito perché lei mi spiega che sono opinionisti in quanto tronisti di Maria De Filippi, interventori dei programmi vari e rimango fortemente colpito perché nella mia storia di giornalista gli opinionisti erano la parte alta del giornalismo. Opinionista era Montanelli, opinionista era Ronchey, opinionista era Scalfari, opinionista era Piero Ottone quando non faceva il direttore. Vedere quella parola, opinionista, ridotta a figure di mezza tacca, la cui legittimazione era partecipare ai talk show televisivi, beh, distruggeva quella parola. Da lì il degrado che Giuseppe De Rita ha appena raccontato. Ora, tre riflessioni rapide. La prima, perché sui giornali ci sono più opinioni che fatti? I fatti costano, l'informazione costa, un'inchiesta di lunga durata costa. Per gli editori è molto più rapido e semplice scendere sul terreno delle opinioni che non chiedono ricerca, non chiedono approfondimento, non chiedono verifica dei fatti,
non chiedono di andare là dove succedono le cose, non chiedono di vedere. La scelta che io attribuisco molto alla responsabilità degli editori è quella di fare, di riempire i giornali con cose che costino il meno possibile, fatte poche eccezioni. Continuano ad esserci dei giornalisti eccellenti, delle persone che fanno inchieste sul serio, delle verifiche dei fatti, però la prevalenza già sui giornali è quella della chiacchiera sui fatti. Io, Peppino, non userei più la parola opinionisti, profondamente degradata, non sono opinioni, non è l'opinionologia, è il trionfo della chiacchiera. Battaglia civile, insistere perché nei luoghi che per definizione sono deputati a formare l'opinione pubblica discorsiva, secondo lo schema di Habermas, è necessario avere inchieste, cronache, dettagli, racconti dalla guerra. In parte li abbiamo avuti in questi giorni drammatici, e però averne molto di più e sapere che cosa è successo con un fatto di nera a Catanzaro e sapere cosa c'è dietro una retata antimafia dei casalesi e così via continuando. Battaglia civile perché ci sia una prevalenza dei fatti e delle inchieste. Secondo dato. Il secondo dato è la responsabilità dei corpi sociali che ha appena evocato De Rita per avere una voce che rappresenti e tuteli interessi legittimi, inserendo gli interessi legittimi dentro un contesto generale di riferimento. Ha ragione De Rita, il sindacato ragiona per costruzione di consenso con alcune venature elettorali, i corpi sociali delle imprese spesso non entrano nel merito dei singoli problemi ma esprimono posizioni. Sarò anche, come dire, di un'altra stagione, ma ricordo Confindustria, ricordo i metalmeccanici, ricordo il sindacato con la capacità di entrare dentro i problemi e di fornire al decisore politico strumenti materiali per poter discutere. Lavoro complicatissimo, perché la battaglia chiacchierologica, l'opinionismo è veloce, trova il suo spazio nei talk show televisivi. Fornire al governo dossier, documenti, numeri, dati capaci di reggere il confronto della verità sui dati stessi è un mestiere molto più complicato, ma io credo, avendo oramai una lunga esperienza di presenza dentro le rappresentanze confindustriali, credo che sia un compito fondamentale a cui Confindustria in parte adempie e in parte no. E credo che proprio in questo momento ci sia un enorme bisogno, data la fragilità della rappresentanza politica, di avere soggetti sociali dotati di conoscenze e competenze. La terza osservazione: c'è un ruolo molto forte delle strutture sociali come il Censis, dei centri studi, delle organizzazioni, anche di quelle organizzazioni che vivono sulla rete, penso a M&M, Minima e Moralia, di ragionare nel merito dei problemi. Guardare gli esempi internazionali, mettere a confronto dati, verificare numeri, fornire cioè strumenti di interpretazione del reale. La battaglia sulla chiacchiera diffusa, quella che Peppino De Rita chiama opinionismo, è una battaglia civile fondamentale e io credo che sia responsabilità di tutti noi che lavoriamo dentro le strutture sociali continuare a portarla avanti. Grazie. Grazie. Io adesso passerei a Piero Sansonetti, che naturalmente è un opinionista, anche un opinionista di successo, spesso presente nei talk show. Io mi permetto solo di fare questa piccola osservazione, no? Molte volte ci sono critiche, giustamente, a questo eccesso di opinionismo, io condivido queste critiche, ma non si tiene conto che c'è una domanda di che cosa? C'è una domanda di orientamento da parte dell'opinione pubblica. Allora, io sono uno storico di mestiere, quando c'è incertezza di futuro, voi state tranquilli che emerge sempre la demagogia. L'opinionismo è la versione moderna, presente alla televisione, della demagogia. Il popolo vuole essere guidato a capirci qualche cosa e naturalmente
in questa domanda di essere guidato a capirci qualche cosa, inevitabilmente sorge quel fenomeno che una volta si chiamava oppio dei popoli, perché capire è fatica, la fatica è dolore, ci vuole qualche cosa che tamponi questo dolore. E ovviamente, come sapete, l'oppio non serve a togliere il dolore, crea assuefazione e crea problemi. Questo è un problema sul quale io credo si dovrebbe riflettere un pochino di più di quanto non si faccia adesso, ma comunque io lo facevo per ingannare il tempo mentre Sansonetti arrivava al tavolo. Prego. Grazie. Devo premere qualcosa? No? Si sente? Allora funziona. Allora, rapidissimamente volevo fare tre osservazioni. La prima è sui fatti e le opinioni. Forse vado un po' controcorrente, ma io non sono convintissimo che la questione è quella che nel tempo l'opinione, l'informazione ha superato i fatti, e cioè che nei giornali e nelle televisioni ci sono molte opinioni e pochi fatti, perché credo che il vizio di opinionismo, come lo ha descritto Derrida, sia nelle opinioni che nei fatti, stia in un modo di fare comunicazione e informazione che è cambiato radicalmente negli ultimi 25-30 anni e che riguarda tanto le opinioni quanto i fatti. Mai come in questo periodo i fatti sono discutibili, molto più che 30 o 40 anni fa. Io ho iniziato a fare giornalista quasi 50 anni fa in un giornale di partito, fazioso per definizione, il giornale dell'opposizione, dei comunisti. Però c'era un rispetto per i fatti, uno sforzo di ricercare il fatto e la verità del fatto che era molto superiore a quello di adesso. Togliatti, che aveva fondato il giornale, lo aveva fondato perché voleva un racconto nel quale i fatti venissero usati in funzione dell'ideologia, ma comunque i fatti erano rispettati. E oggi non lo sono più, e non sono più in funzione dell'ideologia, per una ragione molto semplice, che l'ideologia non c'è più, e non sono affatto convinto che la fine dell'ideologia, che è stato un fatto sicuramente positivo per la società, abbia avuto come effetto un miglioramento del sistema dell'informazione. Due, opinionismo e leaderismo non sono la stessa cosa, e spesso non si assomigliano per niente. Derrida prima citava la Malfa e Nenni, e quella fase della politica italiana c'era gli azionisti, partito con tantissime opinioni e pochissima fanteria, che infatti quasi scomparve alle elezioni del 46, del 1946, però in tutta la storia della Prima Repubblica la politica è una giusta posizione fra leaderismo e politica di massa. Il leaderismo è fortissimo, è più forte di oggi. La differenza fra il leaderismo di oggi e il leaderismo di allora è che allora il leaderismo era basato sulla politica di massa, tranne qualche caso, e oggi non è più basato, e quindi fra l'altro è molto più effimero. Ma è difficile, sicuramente è vero che in quella fase della Repubblica un partito politico, che era il più importante, non era dominato dal leaderismo, perché aveva molti leader, cioè la Democrazia Cristiana, ma tutti gli altri partiti si identificavano col leader. Il PCI è esistito in quanto ha avuto prima Togliatti e poi Berlinguer, anche il PSI è esistito perché ha avuto prima Nenni e poi Craxi, e anche il Partito Liberale aveva dei leader molto forti, ha avuto Malagodi. Il leaderismo era un modo di esprimere la politica di massa. Oggi è il suo esatto opposto, ma non vedo il limite nel leaderismo, io vedo il limite nell'assenza della politica di massa. La terza questione che volevo toccare, sempre molto rapidamente, è una mia idea, come è nato. In realtà io sono convinto che l'opinionismo sostituisce il partitismo o la politica dei partiti, la politica politica, nel 1992. 1993, soprattutto nell'estate fra il 1992 e il 1993.
Perché lì succede una cosa che ho vissuto personalmente, quindi dico, visto che parliamo di fatti posso raccontarvi i fatti, è un po' più di una mia opinione, è il ricordo di pochi mesi in cui improvvisamente scomparve il prestigio e la capacità di governo dei partiti e fu immediatamente sostituito, non pensate subito alla magistratura, fu immediatamente sostituito da un sistema giornalistico che prese il potere in Italia e lo tenne per almeno 2 o 3 anni. Tenne il potere politico, non dico che tenne il potere di influenzare l'opinione pubblica, no, di fare le leggi. Io ricordo alcuni decreti e alcune leggi che furono decise dalle redazioni dei giornali. C'erano, posso raccontare sempre con molta precisione questo fatto, 5 giornali che lavoravano coordinati, e, come si dice, interconnessi, non si dice, e che decidevano la politica, parlo del Corriere della Sera, della Stampa, di Repubblica e dell'Unità soprattutto, però anche il Messaggero e il Giornale non scherzavano. Ed erano i giornali che avevano preso il posto della politica, che comandarono al posto della politica, e anche lì contava il leaderismo, perché c'erano 3 o 4 direttori molto importanti che erano quelli che, consultandosi fra loro, erano una specie di gabinetto di crisi. L'Italia, beh, più o meno ve lo ricordate tutti, mi pare, nessuno di voi è un bambino, l'Italia visse un terremoto politico come non l'ha mai vissuto. Adesso non saprei dire quanto è durato il terremoto vero e proprio, dura dall'estate del 92 all'inizio del 94, e poi dopo cambia tutto, ci sono elezioni, poi c'è la vittoria di Berlusconi, poi c'è però un periodo di terremoto e di ingovernabilità. In quel periodo governarono i giornali e in quel periodo succedono 2 cose. Da una parte scompaiono i partiti, anche se poi reggono un'altra 20 anni. I partiti iniziano a morire, poi alcuni di loro, alcuni scompaiono del tutto, il PSI, il PSD, sulla Democrazia Cristiana il giudizio è un po' più complesso, il PC è l'unico che resiste, il MIS è l'altro partito che resiste. Ecco, quando parlavo di leader mi ero scordato Almirante, il MIS fu Almirante per decine di anni. In parte questi partiti iniziano a scomparire, comunque si indeboliscono e cambiano, e contemporaneamente l'opinionismo diventa, cioè diventa una cosa molto seria, perché non è semplicemente, io non credo che l'opinionismo sia, il problema dell'opinionismo sia solo la sua parte degenerata, che sicuramente è un problema, cioè il momento in cui l'opinionismo diventa populismo, in cui uno vale uno, in cui, no, io credo che l'opinionismo sia un problema serissimo, perché è un problema di assegnazione di poteri e di guida della società in conflitto con la democrazia politica. Questo è il punto vero, in conflitto con la democrazia politica, non che accompagna la democrazia politica come è sempre stato. Quando ero ragazzo esistevano già i giornali partito, c'era un giornale partito straordinario che era Repubblica. Scalfari ha tentato di dominare la politica italiana per 20 anni ed è stato un gigantesco giornalista, però non ce l'ha fatta, e ogni volta che sposava un leader, quel leader era segnato, e hanno perso, ha perso sempre, le ha perse tutte le battaglie, no? Da quando appoggiò Craxi, a quando appoggiò De Mita, a quando appoggiò Occhetto, a quando è vero che Scalfari tentò di fare il giornale partito, ma non ci riuscì. Quando finisce nel 92-93 la storia dei partiti, i giornali diventano il partito, diventano quelli che dominano la politica italiana, e da lì, io credo che è lì che nasce l'opinionismo, e nasce l'opinionismo nel senso peggiore, non nel suo senso più degenerato, che quello non mi interessa, è un fenomeno diverso, non mi interessa moltissimo, ma è un fenomeno legato al populismo, non semplicemente, nasce un opinionismo che abbatte la politica italiana e travolge anche il leaderismo, perché appunto, io insisto, io non sono sconvolto dall'esistenza del leaderismo, però c'è leaderismo e leaderismo. Il leaderismo che è fondato su dei robusti strumenti politici è un leaderismo che funziona. Il leaderismo che è basato su un generico opinionismo non funziona, anche perché dura 6 mesi, 1 anno, 1 anno e mezzo, poi scompare. Un'ultima osservazione e smetto. È una domanda più che un'osservazione, perché ascoltavo De Rita e la... non la critica, ma la,
la definizione del crollo del collegio, il collegio che è stato, diciamo, uno dei punti forti della politica, che a un certo momento scompare, travolto appunto dall'opinionismo e dal... E sicuramente è vero, però mi chiedevo, ma non è così ovunque? E in un paese come gli Stati Uniti d'America, il collegio esiste ancora, è molto forte ed è un luogo decisivo della politica. Io ricordo di aver assistito, ma qualche anno fa, ma insomma non tantissimi, a una campagna elettorale negli Stati Uniti, è una campagna non per le presidenziali, una campagna di mezzo termine, quindi appunto per i collegi, e beh, c'era una differenza impressionante con l'Italia, proprio per questo, perché erano le battaglie si conducevano nei singoli collegi, col megafono, come io mi ricordavo si conducevano in Italia quando ero bambino, e mentre ormai in Italia non, le macchine con gli altoparlanti, vota Renato Cini, non, io mi ricordavo, e negli Stati Uniti questo, non so, adesso sono diversi anni che non ci vado più, ma ancora 10-15 anni era così, i collegi erano fondamentali, chiunque conosceva i deputati e i senatori del proprio collegio, chiunque addirittura sapeva come avevano votato nei singoli provvedimenti legislativi. Siccome in genere l'America è avanti rispetto a noi, mi chiedo, ma allora non è un fatto inevitabile legato semplicemente alla modernità e alla modifica dei sistemi di informazione e di diffusione? Allora è un fatto legato proprio alla nostra natura politica. Del resto la Francia non la conosco, però credo che anche in Francia non sia esattamente come da noi. E allora la questione diventa una questione molto seria. Comunque io una cosa sola volevo dire, in realtà ne ho dette varie, ma quello che volevo dire è una cosa di cui sono assolutamente convinto: l'opinionismo sconfigge la politica nel 1992. Grazie. Grazie, ecco, sicuramente questo problema dei collegi lo vedremo alla prova il 12 giugno nelle elezioni francesi. E come sapete le elezioni francesi, le legislative, sono fortemente ancorate al problema dei collegi, mentre l'elezione di Macron è stata fortemente legata alla dimensione nazionale, così come la creazione di questo partito, il Marche o il nuovo nome che ha assunto. E adesso i miei amici francesi e i migliori analisti italiani di cose francesi si chiedono appunto che cosa succederà, cioè se ancora una volta il collegio vedrà per esempio la rinascita di partiti che sono scomparsi con il voto presidenziale oppure no. Questo sarà molto interessante. Ecco, a questo punto sappiamo qualcosa di Ricciardi? No, di Ricciardi non sappiamo più niente, è disperso ad Oxford. Allora direi di passare a Carlo Borgomeo, che ha una visione sociologica, mi è stato detto, da proporci, e noi ne siamo molto contenti, naturalmente. Grazie. Allora, quando ho letto l'appunto che ha preparato De Rita, ho avuto due reazioni. La prima, di grande condivisione, diciamo, di euforica condivisione, e mi sono messo a ragionare provando anche ad aggiungere qualche pezzo a questa analisi che sull'esperienza, diciamo, tutti maturiamo. La seconda reazione, molto meno euforica, era di dire, vabbè, che cosa si può fare? Perché, diciamo, anche De Rita, nel suo riassunto che ha fatto questa sera, ha posto tre percorsi possibili, tutti, diciamo, con grande difficoltà. Allora, per quanto riguarda la prima parte, penso che bisognerebbe, è stato già fatto da alcuni interventi, bisognerebbe diciamo, incrociare molto il tema dell'opinionismo con il tema del ruolo, del diverso ruolo dei media di questi tempi. Anzi, forse bisognerebbe anche aggiungere una riflessione sul fatto che la stessa televisione, diciamo, non è tutto. Sappiamo che ci sono strumenti ancora più veloci, ancora più diffusi, ancora più incontrollabili, che sono i social. Le opinioni della gente, il consenso della gente si forma anche su quello. Stamattina o ieri mattina sono rimasto colpito
dal fatto che Liliana Segre ha chiesto alla Ferragni di accompagnarla in non so quale iniziativa. Cioè, avrà fatto una buona cosa, però voglio dire, questo è l'altro tema è che, è stato già detto, si intreccia molto la questione del consenso a proposito dei fenomeni tracciati. Io penso che sarà che sono, diciamo, non sono più giovane, però io vedo una specie di ineluttabilità nello scivolamento in basso su queste questioni, perché andrebbe aggiunto alle cose che diceva De Rita che questi meccanismi ormai sono anche deputati di fatto a fare selezione della classe dirigente. Negli anni scorsi io ho visto una signora che faceva la sindacalista, ma insomma, non particolarmente famosa, che poi è diventata presidente della Regione Lazio perché ha assiduamente frequentato un talk show, assiduamente, con continuità, e quindi è diventata presidente. Quindi un meccanismo di selezione della classe dirigente molto pericolosa. C'è anche, diciamo, la dinamica, io mentre parlava Sansonetti, che non avevo il piacere di conoscere, ho detto ammazza quanto è bravo, perché l'ho visto invece nei talk show, dove posso permettermi, qualche volta resta vittima di dinamiche assolutamente incontrollabili, insopportabili. Talk show in quale la questione è fare la domanda, non aspettare la risposta. Tant'è vero che le risposte vengono interrotte molto frequentemente. Talk show nei quali c'è qualcuno dietro le quinte che dirige gli applausi, e qualche volta gli applausi sono della pari intensità su tesi opposte. Cioè uno dice A e prende un grande applauso, dopo un po' dice B, un altro dice B e prende un uguale applauso. Quindi è chiaro che si scivola verso una dimensione di spettacolo. E d'altra parte penso, almeno io e mia moglie, che ormai siamo soli a casa, i figli fuori, quando decidiamo di vedere queste cose, certamente non decidiamo per approfondire, per capire, ma un po' per divertirci, per vedere chi strilla di più. Quindi c'è uno scivolamento in basso pericolosissimo. E c'è un altro dato, io ricordo, tanto per dare, diciamo, qualche disordinata reazione, ripeto, a un testo che mi ha reso euforico, mi ammazza, finalmente affrontiamo il tema. A un certo punto uno di questi che fanno i sondaggi di opinione mi ha detto che aveva realizzato un marchingegno per cui un leader politico praticamente in tempo reale, mano a mano che parlava, poteva misurare la reazione e il consenso degli ascoltatori. Secondo me l'aveva preso in giro, ma il solo fatto che il leader politico ci stava, e cioè mentre parlava vedeva se andava sul verde o sul rosso e quindi si adeguava, diciamo, è un segno di questa degenerazione. Perché una grande questione è quella dei tempi. Cioè, 40 anni fa il consenso di un leader politico, di un partito, si poteva costruire lentamente, quasi gioca in mezza giornata. E questo ovviamente è un'altra pesantissima degenerazione. Ma un altro sintomo, e finisco con le cose più facili, che sono quelle di raccontare le impressioni rispetto all'analisi di De Rita, un altro sintomo, diciamo, in questo governo, non voglio fare battute stupide, ma in questo governo ci sono almeno 3 o 4 ministri che fanno gli opinionisti. Preferiscono fare advocacy, lanciare opinioni, piuttosto che governare. Questo è figlio... Questo atteggiamento è figlio di questo fenomeno. Ma veniamo alla parte più difficile, nella quale sarò ancora più sconclusionato. Io penso che bisognerebbe disperatamente provare a fare qualche cosa. Una cosa sulla quale rifletterei, io distinto penserei che forse varrebbe la pena, in connessione a questi temi, parlare di riforma elettorale. Rispetto alla formazione del consenso, è meglio questo sistema o è meglio il proporzionale? Probabilmente, con tutti i limiti, guardato da questo angolo di visuale, il problema suggerisce il proporzionale, dove almeno sappiamo quali sono le possibili degenerazioni, ma almeno c'è un tentativo di rapporto con la gente, con il territorio, con gli interessi. La seconda riflessione, questa mi viene ancora più difficile, cioè anche nel documento di De Rita, ma
non solo nel documento di Derrida, si parte dal presupposto che le ideologie non ci sono più. Diceva Sansonetti, meno male, mi associo. Ma poi non c'è niente? Cioè non ci sono le grandi ideologie, i grandi schemi, non c'è niente? Io penso, come si diceva una volta per un altro partito, turandomi il naso, voto per un partito di questi tempi. Ma non è che quel partito gli rimprovero che non ha un'ideologia, gli rimprovero che non c'ha un progetto, un'idea forte. È possibile quindi che quando, la domanda è questa, quando, tra virgolette, rimpiangiamo per certi versi il tempo in cui i partiti erano forti, avevano una struttura di pensiero forte, eccetera, tutto questo lo dobbiamo solo rimpiangere e pensare che è irripetibile, punto, oppure che c'è qualcosa di diverso? Il partito per il quale ho voto ha mai fatto un ragionamento vero sul rapporto tra diseguaglianza e sviluppo? Questa non è ideologia come pensavamo, però è un pensiero forte. No, questo non è dato di vedere, ma questo vale anche a destra. Questo vale anche a destra, c'è un pensiero, c'è un'idea di sviluppo, ma non dico dei grandi sistemi, delle cose da fare. Allora, domanda, è possibile, visto che qui si dice lavoriamo, impegniamoci, cioè, è possibile provare a delineare dei punti, dei contenuti programmatici, dei contenuti di cose da fare che non siano del giorno dopo e che non siano appunto affidate a spot, a opinioni, eccetera. La terza, che è stata già affrontata, e qui probabilmente farò proposte ridicole, qua si è detto, Sansonetti ha fatto un passaggio molto interessante al riguardo, fatti e opinioni. Ovviamente non sono così ingenuo da pensare che c'è una verità da commentare, è difficile ovviamente, però mi viene da fare una battuta così mi faccio capire, ma non è che possiamo immaginare che quando c'è una discussione in televisione, un confronto di opinioni, c'è uno zoccolo iniziale di informazioni? Minimo. Perché non si può fare? Battuta, facciamo che Piero Angela ci racconta i problemi delle pensioni, ce lo racconta, i problemi, ci sono dei problemi oggettivi e poi si scatenano le opinioni e le cose. Secondo me una cosa del genere, che io ho detto molto male, però si potrebbe chiedere di sperimentarla al servizio pubblico, o no? Perché, i contenitori che vediamo sono contenitori in cui non c'è né capo né coda. Ci sono le questioni emergenti, anche quando vengono presentate, si parla di politica, sanità, scienza, di tutto di più. È possibile che si sperimenti un meccanismo in cui si affronta uno o due temi facendo precedere il dibattito fatto evidentemente di opinioni da alcune informazioni condivise dagli stessi che fanno poi il dibattito? Può darsi che sia una sciocchezza, però si potrebbe al servizio pubblico chiedere di sperimentare una cosa del genere. E poi un'altra cosa che mi viene in mente da condividere con voi è che lo schema di ragionamento è opinionismo, quindi non va bene, Derrida dice non lo faccio più, su quella strada, e io sono d'accordo, perdiamo perché vince il tumultuoso emergere di posizioni le più varie, le più scordinate, le più scombinate, direi da napoletano. Però questo non significa che uno non si deve porre il problema dei nuovi strumenti di comunicazione, di come approcciarsi al nuovo modo di informare, che non è necessariamente caratterizzato da fatti negativi, c'è anche qualche fatto positivo che temo nelle analisi che stiamo facendo non venga sufficientemente apprezzato.
Chiudo su quello che mi pare anche nel documento è la proposta più forte che fa De Rita, e cioè il richiamo al ruolo dei corpi intermedi. Allora, detta sinceramente, probabilmente qui c'è un di più di nostalgia, perché io quando ero ragazzo ci sono stato in un corpo intermedio con grande entusiasmo. Diciamo, il recupero e la rigenerazione dei corpi intermedi tradizionali io la vedo un po' difficile. Diciamo, sono meno preparato sul versante, come si diceva una volta, datoriale. Sono un po' più attento a guardare le dinamiche delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori. Mi pare che, diciamo, spazi di recupero sono particolarmente difficili. Evidentemente bisogna provarci, però, diciamo, mentre invece penso che sia molto più importante recuperare la dimensione dei corpi intermedi, diciamo, come quelli che stanno in mezzo tra le grandi questioni e i territori e le comunità. Adesso De Rita mi rimprovera perché giustamente qualche settimana fa abbiamo chiacchierato e mi ha detto: beh, incominciamo a interrogarci su che significa oggi comunità, perché insomma, è una parola della quale c'è un certo abuso. Però è chiaro che lì invece c'è molto da fare. Mi dispiace che sia andato via Marco Bentivoglio, perché so che ci sta un po' ragionando su questa storia di una dimensione di rappresentanza degli interessi territoriali giocata in maniera un po' nuova. Secondo me su questo bisogna molto insistere. Infine una battuta sul terzo settore, che può essere un soggetto, diciamo, intermedio di grande rilevanza anche per scombinare le regole vecchie del gioco. E qui, per usare una battuta tradizionale, siamo di fronte a un non più e a un non ancora. Terzo settore non è più il terzo settore tutto dentro una cultura della filantropia, del buonismo, del recinto di quelli che si occupano di lenire i bisogni e i dolori dei più sfortunati. Sta evolvendo, ma non ancora, secondo me, è un percorso in atto che va fortemente incoraggiato, non è ancora in grado, o forse non vuole neppure, perciò il lavoro è molto duro e molto difficile, di acquisire la dimensione di un soggetto politico. Politico nel senso un soggetto capace di complessità, di progetti che riguardano non solo il proprio lavoro e le proprie prospettive, ma le prospettive più generali della società. Quindi, per quanto riguarda i corpi intermedi, insistere sulle nuove aggregazioni possibili, perché dal mio angolo di visuale questo opinionismo, la gente che non legge più i giornali, che guarda la televisione sempre meno, che si butta nei social, però questo non sta indebolendo, anzi, forse per una specie di reazione, sta irrobustendo i processi associativi sui territori. Per quanto riguarda specificamente il terzo settore, dicevo, lavoro ancora molto da fare. Mentre invito Massimiliano Valeri a venire qui al tavolo, faccio due piccole osservazioni. La prima, figurarsi sulla riforma elettorale se non siamo d'accordo noi, se non siamo d'accordo noi che abbiamo fatto un manifesto su questa cosa come riformisti per davvero, magari arrivasse la riforma del proporzionale che ci libererebbe, a mio modesto giudizio, ma non solo mio, da questo pastrocchio delle coalizioni finte che sono quelli che i francesi nel 1924 definirono i cartelli di un minuto, cioè quelli destinati a durare il minuto in cui una persona entrava nella cabina elettorale, dopodiché sparivano. Io credo che l'altro aspetto su cui forse varrebbe la pena di riflettere e che cosa sono i talk show? I talk show sono la versione moderna dello spettacolo dei gladiatori, in cui la gente guarda per vedere chi vince fra alcune persone che sono armate in maniera diversa, no? C'è il reziario, quello
che invece ha l'elmo e la corazza e via dicendo, no? Mescolati con la commedia dell'arte, che come sapete è quella in cui i caratteri sono fissi. Dovete avere Colombina, Arlecchino, Pulcinella, i quali si comportano sempre solo da Arlecchino, da Colombina, da Pulcinella, sennò il gioco non vale più. È possibile, diciamo così, scompaginare questo con il gioco dei social? Ma io su questo ho qualche perplessità, perché temo che i social siano in gran parte la versione povera dei talk, no? Quello in cui ciascuno gioca a fare l'opinionista, non essendo ammesso a livello più alto, nella speranza che poi attraverso quella gavetta prima o poi ci arrivi, se no poi il teatro di varietà, quello che una volta era il teatro di varietà per gli attori. Ma io adesso ho, diciamo così, riempito questo piccolo intervallo in modo che Valeri possa fare il suo intervento senz'altro più interessante del mio. Grazie, buon pomeriggio, grazie. Beh, è difficile aggiungere qualcos'altro dopo tutti gli interventi che si sono susseguiti. Provo con un corollario che secondo me però una certa importanza ce l'ha. Allora, mentre ascoltavo gli interventi mi chiedevo cosa legasse insieme i diversi aspetti di cui abbiamo parlato: il dilagare dell'opinionismo, la presa di distanza dal sapere esperto, addirittura quasi lo sconfinamento in molti casi, anche discorsi irrazionali e una permeabilità accentuata a credere a fake news. Cosa tiene insieme questo con la crisi di ruolo dei soggetti, dei corpi intermedi, dei soggetti di rappresentanza? E che significato complessivo possiamo dare a questi fenomeni? Il significato complessivo, su quel significato complessivo ci interroga il titolo di questo seminario. Tutti questi aspetti, tutti questi fenomeni rappresentano dei rischi per la democrazia, così recita il titolo di questo seminario. Allora, il punto chiave, secondo me, che merita attenzione, è che è successo tutto questo che abbiamo raccontato perché la democrazia liberale, rappresentativa, quella a cui siamo così fortemente affezionati, negli ultimi tempi ha perso appeal, ha perso attrattività. Tanto vorrei segnalare che soltanto il 20% della popolazione del pianeta gode di una piena libertà nel senso in cui la intendiamo noi. Soltanto il 20%, ma la cosa più interessante è che anno dopo anno, dall'inizio degli anni 2000, il numero dei paesi liberi nel mondo, contrariamente a quello che era avvenuto nei decenni precedenti, ha cominciato a scendere, a diminuire. Cioè nell'ultimo anno abbiamo il numero più basso di paesi liberi e democratici nel mondo degli ultimi 15 anni precedenti. Il punto è che la democrazia liberale, la democrazia rappresentativa, sta perdendo attrattività. Sta perdendo attrattività agli occhi di chi ci guarda da lontano, perché questo 20% della popolazione libera del mondo naturalmente è tutta concentrata nell'Occidente, sta perdendo attrattività agli occhi di chi ci guarda da lontano, ma anche qualcuno in casa nostra ha cominciato a farsi qualche domanda scomoda. Non è un caso che oggi sia penetrato nel discorso pubblico un apparente ossimoro, quello delle democrazie illiberali, che non è soltanto riferibile al Putin della famosa intervista al Financial Times di qualche tempo fa, ma anche da un paese membro dell'Unione Europea. Mi riferisco a Orban in Ungheria. Per inciso, due paesi membri dell'Unione Europea in questo momento hanno una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per la questione del rispetto dello Stato di diritto. Cioè, nell'Unione Europea, allora, diminuiscono i paesi liberi, penetra nel discorso pubblico qualche scomoda domanda e si comincia a parlare senza inibizioni di democrazie illiberali, e poi, caso più eclatante di tutti, abbiamo dall'altra parte del mondo un paese, la Cina,
che negli ultimi 30 anni ha dimostrato una cosa che mette in crisi tutte le nostre più profonde convinzioni. Cioè la Cina in 30 anni ha avuto una crescita economica impetuosa, il PIL è aumentato di 14 volte, ma questa crescita economica impetuosa si è accompagnata a una straordinaria crescita e miglioramento del benessere sociale della popolazione cinese. Cioè la speranza di vita si è allungata, è stato drasticamente ridotto il tasso di mortalità infantile. 30 anni fa 2/3 dei cinesi viveva sotto la soglia della povertà internazionale, oggi soltanto lo 0,5%. Il tasso di iscrizione all'università è passato in 30 anni dal 3% al 58%, che per inciso significa un tasso più alto di quello che abbiamo in Italia. Abbiamo, con l'accesso di massa ai consumi, è cresciuta una classe media più sana, più longeva, più istruita, più benestante. E tutto questo è avvenuto in un regime autoritario e illiberale. Cioè, la componente della libertà, della democrazia rappresentativa, il ruolo dei corpi intermedi, tutte quelle architetture istituzionali e sociali del modello a cui noi siamo così pervicacemente affezionati, è stato messo in discussione dal modello cinese, che senza democrazia, con un regime autoritario e illiberale, senza libera opinione pubblica, altro che opinionismo, senza ruolo dei corpi intermedi, ha fatto una crescita economica e sociale forse nella storia dell'umanità senza precedenti, concentrati in un arco di tempo così breve. Allora, questo a fronte invece di un Occidente, perché il discorso vale per l'Italia, ma si può estendere, per quanto l'Italia abbia delle proprie peculiarità, si può estendere alle società occidentali, mentre abbiamo un Occidente, delle società occidentali in cui abbiamo delle classi medie che assistono impotenti, intimorite, a questa crescita impetuosa delle classi medie di quelle che consideriamo paesi di serie B, con, come dire, dei patrimoni valoriali completamente diversi dai nostri, e si sentono minacciate. E poi in questi anni non abbiamo non a caso parlato di sovranismo, populismo, che non è stato l'effetto di qualche leader politico demagogico che è salito sulla tribuna con una tanica di benzina in mano, il cerino in un'altra, ha incendiato le piazze. Trump è stato un formidabile interprete di questo ciclo storico. Quando Trump diceva Make America Great Again, la parola chiave in quello slogan era again, cioè fare in modo che l'America torni ad essere un grande paese, come se non lo fosse più, o fosse sotto la minaccia di non esserlo più. E quindi America First, il nostro più prosaico, prima gli italiani, e quindi questo nazionalismo protettivo. A me ha colpito qualche giorno fa, c'è stato in un discorso ufficiale Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, che commentando i fatti, il conflitto armato in Ucraina, ha coniato un neologismo e ha detto: da oggi in poi dobbiamo fare friendshoring, cioè il futuro della globalizzazione, da questo punto di vista, significherebbe limitare le catene globali del valore, limitare gli scambi commerciali internazionali soltanto tra amici, cioè soltanto tra quei paesi che condividono i nostri stessi valori, cioè una globalizzazione tra amici, che guardate che è una versione aggiornata di un'amministrazione americana democratica, di quella che avevamo cominciato a chiamare la seconda guerra fredda, la guerra dei dazi, dell'amministrazione repubblicana di Trump. Allora, questo è il punto. Oggi ci interroghiamo del perché non funzionino più i corpi intermedi, del perché dilaga l'opinionismo e si prende distanza dal sapere esperto, del perché c'è questa propensione a ricercare verità alternative rispetto al discorso razionale. L'abbiamo visto con il Covid, lo stiamo vedendo anche un po' con la questione del Putin, no Putin. Il punto è che le moderne democrazie liberali rappresentative si devono confrontare con una capacità che hanno perso di dare risposta
alle aspettative sociali, perché dall'altra parte del mondo un esempio, un modello totalmente alternativo all'archetipo della civiltà liberale che ha saputo dimostrare di fare crescita economica e benessere sociale come le società, le democrazie, le società aperte, le democrazie occidentali non sono più in grado di fare. Allora io credo che la scorza dura sotto tutti i fenomeni di cui oggi abbiamo parlato risieda in questi aspetti. Avevamo celebrato, finisco con quest'ultima considerazione, avevamo celebrato, tra l'altro per inciso, non è soltanto un fatto di rappresentanza, è anche un fatto di rappresentazione, nel senso, qual è la narrazione, e lo dico in un'accezione positiva, non quella deteriore di storytelling, qual è la narrazione che le società liberali, le democrazie rappresentative offrono? C'è ancora una promessa di benessere? Perché questa è l'unica narrazione valida che si può proporre. Più di 30 anni fa, sulle macerie del muro di Berlino nell'89, abbiamo celebrato la fine della storia, no? Trionfo delle democrazie liberali, crollo rovinoso dei regimi comunisti, armistizio della guerra fredda. Credevamo di avere di fronte un'epoca inondata di ardori e di belle speranze. Oggi, dopo poco più di 30 anni, vediamo che la storia si sta rimettendo in moto e io credo che, se questo poi è il tema ispiratore del nostro incontro di oggi, io credo che il riformismo di domani si dovrà, prima di ogni altra cosa, confrontare con questi aspetti, ma sulla base di un quadro conoscitivo nuovo, aggiornato, che tenga conto di tutte queste dimensioni, per poter offrire qualcosa che sarà inevitabilmente qualcosa di diverso rispetto alle istituzioni sociali, gli apparati, come dire, della nostra democrazia liberale novecentesca, il partito di massa, il grande sindacato, il ruolo dei soggetti intermedi. Ce n'è bisogno, come non mai, ma in una versione decisamente rinnovata, a partire però da questo tipo di analisi. Qual è la promessa di benessere che si riesce oggi a dare? L'Europa. Febbraio di quest'anno, 30 anni dalla firma del Trattato di Maastricht, istituzione dell'Unione Europea, non c'è stata traccia di un festeggiamento. Anche quella narrazione lì, abbiamo visto la Brexit. No, narrazione nell'accezione positiva, nel senso di cornice valoriale dentro la quale costruiamo la nostra identità. Però la Brexit ha dimostrato, non solo la Brexit, e questo è il punto. A me ha sorpreso che a febbraio di quest'anno, 30 anni dalla firma del trattato di Maastricht, non ci sia stata una celebrazione. E non a caso oggi si parla di riscrittura del patto di stabilità e di riforma dei trattati. Non è un caso. Grazie. Marcello Sorgi, non abbiamo più connessioni, quindi abbiamo finito. Vabbè. Allora faccio una piccola postilla io, giusto per dare il tempo a Gennaro di arrivare per le conclusioni. La piccola postilla è, consentitemi, è una postilla da storico. Si dimentica il problema che questo discorso, la democrazia illiberale, è un discorso più complicato di quanto non sembri. La democrazia il costituzionalismo moderno nasce con l'idea del government by discussion, che significa il governare attraverso il confronto, non il governare attraverso la discussione, come volgarmente si traduce, ma il confronto è fatto perché bisogna arrivare a una sintesi. Questa idea, che è l'idea del liberalismo classico, viene messa in discussione in Gran Bretagna addirittura negli anni 70 dell'Ottocento, non ieri mattina, in cui si dice no, perché questo modo di fare la democrazia, di fare il costituzionalismo, il confronto, è troppo lento, ci vuole troppo tempo. E così quelli che non vogliono le riforme, cosa fanno? Procrastinano, non si può. Allora, sostituiamo il confronto parlamentare
con il confronto elettorale. Il confronto elettorale dirà chi ha il maggiore consenso. Chi ha il maggiore consenso per una legislatura fa, adesso lo dico volgarmente, più o meno quello che vuole, cioè fa quello che ha proposto nel suo programma, nella platform, no? Ora, qual è il problema? È che in questo sistema si immagina che le elezioni sono delle competizioni libere, perché sono ancora delle competizioni relativamente ristrette. Il numero di persone che votano è relativamente basso, votano più o meno quelli che sono informati, eccetera, eccetera. La democrazia liberale cosa fa? Dice, benissimo, noi facciamo esattamente questa cosa qua, no? Noi facciamo le elezioni, vi proponiamo il nostro progetto e Orban mica governa perché ha mandato i carri armati per le strade, o perché tre quarti del popolo gli ha dato questo mandato, saltando il problema della manipolazione, che è il problema che con la democrazia di massa e i modelli dei sistemi moderni è il sistema che arriva. Ecco perché il problema dell'orientamento dell'opinione è diventato un problema fondamentale se noi vogliamo evitare le democrazie illiberali, perché le democrazie illiberali sono esattamente quelle in cui basta controllare i circuiti di formazione dell'opinione e il gioco è fatto. Tu hai la democrazia e non hai il liberalismo. Ecco. Naturalmente questa è una modestissima... Poi ci saranno altri, non finiamo più. Sì, chi vuole possiamo fare un po' di discussione, come no? Ci abbiamo il tempo, prego, prego. Buonasera, io sono Blando Palmieri, sono presidente del Circolo Fratelli Rosselli di Roma. Naturalmente vecchio, ho lavorato nel PSI per tanto tempo. Volevo dire una cosa che mi sembra importante. Io penso che tutti i temi, tutte le proposte che sono state adesso sollevate, i corpi intermedi, la partecipazione, la qualità della proposta, si riassumano in un termine: democrazia. Deve funzionare la democrazia. E la democrazia funziona se c'è un elemento importante, come ci ha insegnato Popper: le minoranze devono esistere e devono poter diventare maggioranze. Se c'è una minoranza, allora c'è un confronto. Anche il leader, i nostri leader, Nenni, tutti gli altri, avevano una grande capacità, ma dietro quello che andavano a dire c'era un dibattito, un confronto interno, una democrazia interna che sosteneva le loro tesi. Non era un'opinione slegata da questa vita democratica. Ora, immaginate voi se fosse stato attuato l'articolo 94 della Costituzione, se noi avessimo avuto i partiti lideristici che abbiamo avuto in Italia. Non sarebbe stato possibile. Non si chiede più che gli organismi, i partiti politici, abbiano una vita democratica interna. Senza questa vita democratica interna abbiamo le opinioni. Non c'è più un congresso, non c'è più una maggioranza, una minoranza, non si conoscono le tesi, non si discute di problemi. Questo, e io penso che sia un punto di partenza importante da tenere presente nella nostra discussione. In Inghilterra, io ho diretto un'organizzazione europea, c'erano gli inglesi, lì c'è, in un congresso c'è chi sostiene la tesi A, c'è chi sostiene la tesi B e si vota. Quindi venendo meno questa cornice democratica, perché ha ragione Sansonetti, è dal 92 che è venuto meno questo. Allora naturalmente c'è spazio, c'è la prateria, c'è il libero, la scorribanda di chi ha più forze con tutte le conseguenze. Noi, i corpi intermedi, hanno avuto la fine che hanno fatto perché non sono stati autonomi. Quando noi abbiamo... Sì, basta, finisco. Quindi io mi volevo soltanto richiamare questo punto importante che mi sembra possa dare un contributo. Grazie, scusate se sono intervenuto. No. Bene, bene, va benissimo. Grazie. Ci sono altri che vogliono intervenire volentieri, eh? Cioè, sì.
un minimo di democrazia noi la vogliamo mantenere. Prego, prego, venga, prego, qui però. Avanti, no, no, va prego, benissimo. Prego, hai fatto benissimo, vedi, si allarga. Prego. Per fare un punto rispetto alle cose che sono state dette. Ma chi sei che non ti conosco? Io mi chiamo Celestino Spada e mi occupo di economia della cultura ora. Sono anche un collaboratore di Mondo Operai. Ma a proposito del fatto che l'opinione ha distrutto i collegi elettorali, mi permetto di ricordare che esattamente è accaduto il contrario. I collegi elettorali sono stati distrutti a tutti i livelli nella vita democratica del nostro Paese, sia della votazione nazionale che della votazione regionale. Il radicamento territoriale dei partiti non esiste più dagli anni 90 e il teatro del confronto pubblico sono stati i media. I media sono stati il palcoscenico di un personale politico che si è aggregato per appartenenze, vicinanze, affinità, e i partiti, gli schieramenti sono stati locomotori, sono stati spaziali. La cosa che mi ha colpito in questa fase della guerra è che, nonostante il fatto che abbiamo diverse sigle di partiti, a intervenire nel discorso pubblico sulla guerra non c'è stato un responsabile del servizio esteri di questi partiti. Non c'è un servizio esteri di questi partiti. Gli stessi partiti non sanno chi parla su un argomento come questo. Non sono organizzati. E Mondo Operaio ha testimoniato, ed è un luogo comune dell'analisi che Mondo Operaio propone, almeno da quando io collaboro recentemente, no, da 10 anni, e cioè che il confronto pubblico alla base delle aggregazioni partiti o perlomeno delle sigle non c'è un confronto nel merito. L'aggregazione attorno al centrodestra è stata quella che è stata, attorno a una persona. Tra l'altro io ho trovato molto interessante che il Fratelli d'Italia abbia ritenuto per la prima volta da decenni di fare un programma. Mi piacerebbe leggerlo, me lo devo procurare. Ha fatto un programma, ha scritto delle tesi di merito. Quale sia il programma del PD o su cui il PD si è formato non risulta. Quindi il fatto che oggi ci siano delle opinioni per aria che fanno testo deriva dal fatto che i partiti non ci sono più, che i media devono funzionare, devono andare in onda, e siccome gli è stato dato un ruolo nella vita pubblica, continuano a mantenerlo, in presenza di un sistema politico che da 4 anni vede al primo posto un partito che ha espresso due maggioranze di governo opposte con la stessa persona. Cioè una situazione in cui evidentemente le ragioni di merito hanno ceduto il passo alle ragioni di schieramento, e quindi si capisce che c'è un vuoto anche politico che viene colmato dalle chiacchiere, perché qualcuno lo ha detto, costa di meno alla stampa e ai media chiacchierare piuttosto che informare. Quindi noi siamo in presenza di una catastrofe e che chiede una risposta politica. Grazie. Grazie. Bene, la parola a Gennaro. Non so delle conclusioni da trarre, perché anche il titolo che ci siamo dati a queste conclusioni non è esaustivo, è sicuramente fuori quadro. Volevo innanzitutto ringraziare gli intervenuti per la loro saggezza, per la loro competenza e anche per le splendide cose che abbiamo
sentito e appreso. Due considerazioni, proprio per dare sintesi semplice. La prima è che c'è bisogno di comprendere di più il fenomeno e come realizzare una, non dico una contrapposizione, ma un cambiamento. Questo lo faremo nelle prossime settimane e mesi. Io ho pensato, stavo chiacchierando ieri con Valeria e i nostri amici del Censis, a una indagine approfondita, più approfondita, demoscopica e non altro. La faremo nelle prossime settimane e mesi. Andiamo dentro l'argomento un po' più seriamente e approfonditamente delle cose che ci siamo detti in questi mesi tra di noi. Secondo, approfondiamo il tema che secondo me in parte ha detto Celestino Spada ora, ma insomma è nelle nostre coscienze di anziani della politica, almeno nella mia, non voglio esagerare quella degli altri. Cioè noi vogliamo ricreare in positivo, come qui è stato detto molto nettamente e semplicemente, anche. Vogliamo ricreare la solidarietà e la competenza per fare politica. Per fare questo noi ci appelliamo al mondo che riteniamo vitale a questo fine. Qui ci sono state indicate i settori, in parte criticamente anche, per esempio, quando si è parlato di un terzo settore incerto, potente, forte, diffuso, presente, crescente, ma incerto sul proprio destino, fin troppo legato alla politica del prendo e scappo, diciamo così. La tradizione della presenza sul territorio, come qui è stato ricordato, sia dell'impresa che delle forze sociali, che del sindacato. La forza espressa dal cattolicesimo vitale, presente e aperto e non rinchiuso in se stesso o pessimista sul proprio destino. La forza e la presenza delle tradizioni culturali e politiche che sono ancora qui presenti in Italia e che noi in qualche maniera, anche con la presenza di quattro sigle dietro le nostre spalle, abbiamo messo in valore ancora oggi. Vogliamo partire da qui, avendo capito meglio il fenomeno. Vogliamo realizzare questa costruzione di verità che porterà inevitabilmente alla ricostruzione degli strumenti della politica. Noi un anno fa siamo partiti per fare questi ragionamenti dalla indispensabilità di ricostruire le forme e le stagioni della rappresentanza e della Repubblica, della politica praticata. Senza di questo non si va da nessuna parte. E fatemi aggiungere, per concludere, senza un sogno, senza una speranza reale, senza un disegno non ideologico, ma concreto forse, non si ricostruisce, non dico un partito, ma un modo di stare insieme per costruire un rinnovamento reale, una vicinanza reale, senza solidarietà, senza comunione, senza famiglia. Poi noi siamo appunto malmessi perché veniamo da delle famiglie. La nostra storia giovanile e costruttiva è nata in una famiglia, erano i partiti, erano i mondi. Io vengo dalle organizzazioni cattoliche e sociali, ma poi sono finito in un partito che era la stessa cosa nella logica della mia famiglia. Senza la ricostruzione di una solidarietà da famiglia non gliela facciamo. Vogliamo semplicemente andare avanti. Siamo un piccolo gruppo, ma voglioso di indipendenza, di forza e di fare il bene del proprio paese. Vi ringrazio ancora. Chiudiamo così? Perfetto, grazie.